al femminile. Eccoci qua, l'incontro femminile della serata Petrosian Mania. Martin Micheletto contro Delphine Guenon. Dai nomi sembrerebbe una sfida tutta francese, no? Invece Martin Micheletto è italiana, ostana. Ma prima vediamo entrare la sua avversaria francese del resta Double Impact. Delphine Guenon non ha grandissima esperienza a livello professionistico, a differenza della sua avversaria. 3 titoli francesi per lei dal 2016 al 2018. Comunque 3 vittorie in sostanza per Guenon da professionista. E ricordiamo che non è però un match facile per la Micheletto, perché recentemente viene da un periodo non proprio facile, alcuni problemi fisici che sono stati però superati. Questo è un banco di prova interessante per lei. Tra l'altro dei rumors dicono che metterà in palio il suo titolo ISCA proprio ad Octagon, che avremo modo di seguire sempre in questo bellissimo palcoscenico il 25 maggio, quindi un banco di prova interessante, si mormora, contro un'atleta italiana. Eccola qua, Martin Micheletto, come detto austana, classe 92, 45 vittorie su 63 match disputati, ci sono anche 6 KO della SD Fighting Club Valle d'Aosta. Beh, ha esperienza, come dicevi tu giustamente, di titoli mondiali, per cui questo sicuramente dovrebbe notarsi nel match che andiamo a seguire. Sì, assolutamente sì, è una delle mie atlete favorite, molto tecnica, pulita, fisicamente dotata, nel senso che è molto longilinea, asciutta, sempre molto preparata. Quindi assolutamente un match interessante comunque per testare le sue reali capacità in questo momento. La pluricampionessa mondiale, la regina italiana Martin Micheletto. Eccoci qua pronti per questo incontro al femminile. Beh, ormai anche nell'MMA, non soltanto nella kickboxing o nel pugilato, che ha avuto anche insomma campionesse mondiali, ormai il femminile anche presenza alle Olimpiadi, per esempio, insomma, stanno conquistando una fetta anche importante al femminile negli sport di combattimento. E ti dirò anche che a parità degli uomini offrono spesso uno spettacolo molto più tecnico, sono molto determinate, molto pulite, diciamo veramente una crescita interessante quella del reparto femminile per gli sport da combattimento. Ricordiamo già anche nelle mixed martial arts ci sono campionesse indiscusse, vado un po' sul passato, ma veramente Ronda Rousey, per chi voleva vedere una judoka passata poi ad esempio nelle mixed martial arts, recentemente Cyborg, che è stata battuta, una brasiliana striker di livello, insomma ne cito due proprio nelle MMA basiche. Nel frattempo il match si è aperto e questo è un match di K1 Rules, in particolare Fight Code. L'unica cosa che noto adesso, mi sembra molto infastidita dai capelli la francese, mentre Micheletto si è organizzata per non avere impeccabile. Sì. Intanto differenze subito fisiche, più longilina la Micheletto, più alta della sua avversaria. La lunga è importante, abbiamo visto nell'assalto iniziale di Guenon come è riuscita comunque a mettere a segno un sinistro, entrambe sono messe in guardia destra appunto da mancine. La Micheletto che cade un po' adesso su questi colpi, riesce a girare bene la Guenon, un pochino più bassa come abbiamo detto, quindi riesce a essere più sguscievole nelle sue azioni. Non trova il low kick Micheletto, un po' corto, centrato ora. Sì, però non in maniera precisa da parte di Guenon, ha sbracciato un po'.
bassi, soprattutto più appoggiati questi colpi, non sembravano proprio essere entrati in maniera pesante. Qui più che altro ha perso l'equilibrio su questo diretto dell'avversario, Micheletto. Vero è che per ora non sembra ancora pienamente nel match, però la Micheletto, a differenza della Ghenon, che invece è partita molto determinata. È vero. Bello anche il low kick ora qui di rimessa da parte della Ghenon. Volenta rientrare Micheletto, deve entrare ancora nel match. Mi aspetto molto da questa atleta, Dario, proprio perché l'ho vista veramente al top. E capisco che non è facile ovviamente riprendere e rientrare sul ring. A vuoto con il calcio girato. Messo un sinistro parzialmente a segno Micheletto. Invece qui non va a bersaglio Ghenon. Mi dà la sensazione di essere pronta a rompere il fiato in qualche modo. Nelle prime fasi Micheletto proprio dava la sensazione di voler prendersi del tempo per entrare nel match. Sì, assolutamente, mentre la Ghenon non gli ha concesso nulla fino a questo momento, perché ovviamente ha cercato subito di cogliere le occasioni che gli si presentavano. Sta boxando bene la Ghenon, tutto sommato non ha ancora colpito in maniera importante, fortunatamente per lei, la Micheletto, però dall'altro lato ancora poco precisa Martin. Però adesso non le permette di venire avanti, la tiene a distanza, è riuscita proprio a evitare pericoli nella seconda parte, o iniziative più che pericoli. Prima ripresa abbastanza equilibrata, però qualcosa in più lo assegno alla Ghenon, sinceramente. Sì, leggera. Sì, nulla di determinante, nulla di, diciamo, irrisolvibile, mi viene a dire. No, no. Assolutamente no. Ma soprattutto il primo minuto, proprio il primo minuto e mezzo.